Ma quello che sta accadendo in questi giorni è qualcosa di completamente diverso, perché allora avevamo a che fare con un flusso migratorio molto legato anche ai tentativi di entrare in Europa e alle chiamate per posti di lavoro in Italia e non solo in Italia. Adesso siamo, per quanto riguarda soprattutto i tunisini, a un'uscita in massa sfruttando l'assenza di controlli lungo le coste dovuta alla caduta del regime di Ben Ali. Quindi i paragoni sono un po' difficili, anche perché allora il centro era considerato era un centro di permanenza temporanea, un CPT, quello che adesso poi sono stati chiamati CIE, centri di identificazione ed espulsione. Da Lampedusa le persone venivano portate in Libia ed era un centro chiuso, era impossibile entrarvi, tant'è vero che ho dovuto fare questa inchiesta sotto copertura per riuscire a entrare con un nome finto e con un'identità finta. Adesso il centro in questo periodo, con queste condizioni è completamente aperto, al punto che è possibile entrarvi, è possibile uscire. Per cui allora erano lunghi periodi di attesa, ma credo che da questo punto di vista non sia diversa la situazione per le persone che sono arrivati. Si attende che qualcosa succeda, perché lo scopo del viaggio ovviamente non è Lampedusa, ma è il continente europeo, può essere l'Italia per la maggior parte in questi giorni, è la Francia, e quindi si aspetta che qualcosa accada. L'emigrazione è sempre accompagnata da miti, lo stesso accadeva per gli italiani, no? Tant'è vero che esiste e veniva usato anche fino a qualche anno fa l'espressione ha trovato l'America, perché l'America era qualcosa che era tutto lustrini e successo. In realtà poi la vita degli italiani emigrati in America dalla fine dell'Ottocento in poi è stata per la maggior parte delle persone una vita durissima, e questa è una caratteristica dei flussi migratori, per cui ci si muove richiamati dalla possibilità di trovare lavoro, da una possibilità di cambiare vita, da una possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita per se stessi, per le persone più vicine, per i figli, per i genitori, per la famiglia. È chiaro che poi lo scontro con la realtà può essere diverso da quello che uno si aspetta. Può anche essere che uno si aspetti una realtà dura, e del resto non abbiamo a che fare con degli sprovveduti che pensano di arrivare a un Luna Park, ma sono persone che sanno di affrontare un viaggio difficile e anche poi di affrontare un futuro difficile. È chiaro anche che dipende, la risposta dipende da quale fase del viaggio, in quale fase del viaggio viene posta la domanda. Se la domanda viene posta nel momento in cui le persone sono ammassate da 6 giorni in condizioni estreme, sotto la pioggia, in condizioni di scarsa igiene, è chiaro che la risposta può essere negativa. Se si pone la stessa domanda ai tunisini che nel frattempo in queste ore sono, che so, arrivati sani e salvi a Parigi, dove era meta, che era la meta del loro viaggio, magari potremmo avere delle risposte più ottimistiche. Sicuramente dobbiamo chiederci le ragioni di queste partenze e se era possibile un percorso alternativo, e in molti casi credo che per buona parte delle persone che sono arrivate a Lampedusa in queste settimane forse la risposta è che sicuramente ci poteva essere un'alternativa a questo tipo di viaggio. Ma l'alternativa è il viaggio regolare. Da interviste che ho fatto e che tra l'altro con storie che usciranno sull'Espresso di venerdì, di dopodomani, buona parte di queste persone, dei tunisini, sto parlando dei tunisini e non delle persone scappate dalla Libia, ma sto parlando dei tunisini arrivati a Lampedusa, la maggior parte, e io posso quantificare anche se non ho un dato statistico scientifico, ma un buon 90% sono persone che hanno familiari in Francia. In qualche caso si tratta dei genitori o del padre oppure del fratello oppure del cugino.
familiari che in una situazione di crisi, in Tunisia, dovuta alla caduta del regime o all'apertura anche delle frontiere, dei controlli, la caduta dei controlli lungo le coste e anche a una crisi economica, alcune di queste persone lavoravano in Libia, dalla Libia sono dovute scappare, ebbene i familiari hanno invitato queste persone a un periodo di attesa, di tempi migliori o di ricerca di lavoro in Francia. Alcune di queste persone hanno provato a chiedere un visto per una visita familiare in Francia. I consolati francesi concedono i visti ai cittadini tunisini e anche ai cittadini di altri paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto dimostrando di avere un reddito molto alto e la possibilità di pagarsi l'assistenza sanitaria da soli e così via. Lo stesso criteri che usa l'Italia per selezionare la concessione dei visti. Ebbene, di fronte all'impossibilità di avere un visto regolare, le persone sono ricorse a questo viaggio irregolare, anche molto pericoloso, per entrare in Europa. Il fatto è dimostrato che la gran parte di queste persone, una volta arrivate nei centri di raccolta in Italia, scappano, escono e proseguono il viaggio verso la Francia. È un dato che tra l'altro è ben conosciuto dal Ministero dell'Interno italiano, tant'è vero che ha trasferito queste persone in centri aperti che sono consigliando di chiedere asilo in Italia oppure facendo firmare richieste d'asilo in Italia. In questo modo queste persone venivano trasferite in centri aperti da cui potevano proseguire il viaggio. Ebbene, se ci fosse da parte dei paesi europei una maggiore attenzione alle esigenze familiari dei propri cittadini, perché spesso si tratta di cittadini, per quanto riguarda la Francia, tunisini, ma che vivono in Francia da 20 anni, da 30 anni. Io ho parlato con ragazzi che mi dicono: mio padre, i miei genitori sono in Francia dal 1969. Ecco, una maggiore attenzione avrebbe evitato la situazione che vediamo a Lampedusa. Non solo, c'è un altro aspetto. Una volta, anche se crescono in Francia, ma questo accade anche in Italia, i figli, una volta divenuti maggiorenni, per poter risiedere nel paese devono avere lavoro, per cui per un immigrato, per una famiglia di immigrati, anche se sono in regola con i documenti, la possibilità di avere un figlio in casa senza lavoro o con lavoro non regolare, perché magari è saltuario, o magari con uno studente fuori corso universitario fino a 30 anni è impossibile, perché dopo i 18 anni un figlio o la figlia non sono più sotto la tutela dei genitori e devono dimostrare di avere i requisiti. Come vedete, questa norma può anche spingere persone a essere espulse magari senza parlare la lingua di origine, perché sono nate in Francia o in Italia e sono sempre cresciute qua. Questa è la conseguenza di questa sorta di fortezza Europa che è stata costruita, è lo sbarco a Lampedusa.